Allora, intanto buonasera a tutti, grazie a tutti di essere venuti questa sera. Questa sera facciamo una cosa un po' particolare. Come avete visto sul palco ci sono tante persone, perché questo progetto è un progetto fatto da tante persone, perché vuole far coinvolgere un po' tutta la città. Quindi sentirete parlare molte persone che vi illustreranno tutto il progetto. Il senso è: siamo in tanti a fare questa cosa perché in tanti ci crediamo. Comincia, credo, Don Claudio e poi ci passeremo il microfono. Bene, grazie. Sono molto contento di poter partecipare a questa conferenza stampa che dà inizio, in maniera ideale, a questo che all'inizio era un po' un sogno, un'idea, che poi si è concretizzata strada facendo con l'idea molto bella di coinvolgere tutte le associazioni che volevano partecipare a questo progetto, un progetto che si ispira, dal mio punto di vista, dal punto di vista penso anche della Commissione Nuovi Stili di Vita, alla lettera di Papa Francesco, Laudato Si. E sicuramente il tema della terra, della casa comune da custodire, da coltivare, da far crescere, è un tema interessante per tutti, soprattutto in questo momento in cui si sono rivelate le fragilità di questa casa comune. E allora è importante proporre alla cittadinanza una riflessione seria ma anche concreta, non che la serietà e la concretezza non vadano d'accordo, ma seria nel senso che ci saranno dei momenti di approfondimento belli, interessanti. Vedendo il programma c'è davvero una varietà di proposte su questo tema encomiabili, ecco. Nello stesso tempo concreta, perché non si parlerà del nulla ma di progetti, di idee, di esperienze che sono state fatte o si faranno sul territorio. Questo è un po' quello che volevo dire, ringraziando tutti i presenti per aver aderito a questa proposta, che è partita un giorno all'oratorio di Via Legnani facendo questo incontro con la Commissione Nuovi Stili di Vita. Ecco, lascio la parola ad altri e auguro a tutti di poter vivere questa proposta con gioia. Buonasera a tutti, sono Daniela Furlan, qui stasera sono a rappresentare appunto la Commissione Nuovi Stili di Vita della Comunità Pastorale di Saronno. Questa commissione è un tavolo di lavoro che vede lavorare le associazioni, alcune associazioni della città che da tanti anni si occupano di consumo critico, di cura, di rispetto per l'ambiente, e membri del consiglio pastorale, operatori pastorali o semplici cittadini che sono interessati a questi temi. È nata nel 2019 con l'idea proprio di studiare e approfondire l'enciclica Laudato Si per poi sensibilizzare il più possibile sui temi etici e sociali di questa enciclica le parrocchie, evidentemente poi arrivare a tutti i cittadini. L'idea di fondo di questa commissione è che credenti di qualsiasi fede religiosa o non credenti possono trovare una forte convergenza su tematiche sociali e ambientali e possano aiutarsi reciprocamente, volendo immaginare davvero un cambiamento che possa partire dal basso e possa arrivare a condizionare le scelte a livello istituzionale, a livello governativo. Quindi nella nostra prima riunione a ottobre dello scorso anno di pianificazione delle attività della Commissione è nata questa idea di fare qualcosa di grande, di appassionato, di rumoroso, che potesse arrivare a tutti e soprattutto non escludesse nessuno dalla possibilità di dare un contributo. E quindi abbiamo convocato, proprio partendo dall'elenco delle associazioni registrate nel nostro comune, abbiamo convocato tutti i gruppi, le realtà che in qualche modo potevano avere un interesse a proporre delle iniziative da raccogliere insieme in un tempo che sarà appunto dal 1 di settembre al 4 di ottobre, il tempo del creato, per mettere assieme le nostre energie, le nostre competenze.
Questo ha riscosso un grande entusiasmo e abbiamo avuto in questa riunione una partecipazione e davvero tante iniziative proposte. Abbiamo stilato un programma preliminare che abbiamo sottoposto ad aprile alle istituzioni, al comune, alle scuole. Abbiamo cercato di divulgare fra i commercianti, gli artigiani, gli industriali, per arrivare al programma che verrà presentato oggi e che è disponibile sul nostro sito, di cui si parlerà. Il tempo decreato, e qui chiudo, è il tempo che la Chiesa ha riconosciuto ormai da tanti anni come un tempo di preghiera per la famiglia umana, in cui ci si sente tutti in relazione come persone e con l'ambiente, la nostra casa comune. Grazie. Io sto in piedi perché sono come Sanders Kid, sparo meglio in movimento rispetto a questa cosa, no? Allora, quello che volevo dirvi è perché abbiamo voluto fare una cosa così grande, cioè un mese intero di eventi, di conferenze, di impegni. Ci sono più di 40 iniziative, magari ce ne verranno ancora. Perché abbiamo voluto fare questa cosa? Perché abbiamo voluto coinvolgere così tanto la città? E i problemi ambientali ormai sono visibilissimi. Quest'anno ci ha segnato in modo molto particolare le temperature. Sapete quelle che sono, sapete quelle che verranno adesso. Avete visto tutto che cosa è successo al ghiacciaio della Marmolada l'altro giorno. Ormai non possiamo più aspettare. L'idea che in un qualche modo questo sia un periodo passeggero è un'idea che ci dobbiamo tutti dimenticare e dobbiamo lavorare tutti. Si fa strada molto spesso in giro l'idea che in un qualche modo la tecnologia che ci ha portato fino a qui, no, a vivere un benessere e una speranza di vita inimmaginabili circa 100 anni fa, risolverà il problema, o che lo farà la politica, lo faranno le istituzioni da solo, le aziende di solo. Questo è un pensiero purtroppo irrealistico. È un pensiero che non funziona, ce l'hanno detto tutti, ce lo dice la comunità europea, ce l'hanno detto quelli dell'ennesima COP che è stato fatto, è scritto in testa al documento di programmazione del PNRR dello Stato. Ci vuole l'impegno di tutti. Questa è la ragione per cui abbiamo voluto fare questa cosa grande, questa è la ragione per cui ci sono 30 persone sul palco e non sono tutte, perché ci sono gli artigiani, i commercianti, gli industriali, ci sono le scuole che hanno aderito. L'idea è di portare un po' tutti, un po' tutta la città ad agire, perché abbiamo bisogno della forza e della determinazione di tutti noi. Questo è il nostro obiettivo. Io ormai ho la mia età, ho ancora però dei figli relativamente piccoli. Io credo che tutto questo lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, a quelli che ci sono e a quelli che verranno. E l'impegno, la determinazione che ci sta mettendo questo gruppo vastissimo di persone che arrivano dall'ambito religioso, dall'ambito sociale, singole persone, insomma, più ce ne sono e più verranno, vorremmo provare a far diventare questa città, lo dico al sindaco, il simbolo di una città che riesce a diventare sostenibile. Noi abbiamo un obiettivo, coinvolgere più persone possibile, però abbiamo anche un sogno. E il sogno è quello che questa città possa diventare un esempio di come tutto può essere sostenibile. Io volevo parlarvi un po' come rappresentante del coordinamento di questo grande festival, di com'è stata l'organizzazione. In pochissimo tempo abbiamo prodotto questo calendario vastissimo, perché a marzo ci siamo divisi in gruppi di lavori, tra cui quello del cinema, delle conferenze, degli eventi religiosi, laboratori e manifestazioni e poi anche spettacoli e concerti. Quindi in poco tempo i gruppi si sono dovuti trovare e portare a programma degli eventi che erano in grado di gestire a 360 gradi, quindi l'organizzazione in sé e la sostenibilità di questi eventi. E a calendario adesso, appunto, come è già stato detto, contiamo già circa 40 eventi e ci aspettiamo che questi crescano con il passare del tempo. E, i gruppi di lavoro poi che si sono mossi anche parallelamente sono stati quello della comunicazione, che si è occupato principalmente in questo periodo di produrre il logo, il sito web e i manifesti che verranno esposti nella città. E poi il gruppo di fundraising. E, diciamo che con i contatti che siamo riusciti a ottenere abbiamo ottenuto
la sponsorizzazione di alcune aziende, possiamo dire rinomate ma ancora non citabili, no? E poi anche di alcune realtà locali come la Proloco e l'ACLI. Oltre a queste sponsorizzazioni avremo anche il patrocinio oneroso del comune, dell'amministrazione comunale, della comunità religiosa e poi la partecipazione, come già stato detto, di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, di commercianti e anche degli istituti delle scuole superiori che abbiamo coinvolto in questo periodo estivo, quindi direi abbastanza complicato per la chiusura di fine anno scolastico, ma che hanno risposto in modo entusiasta e interessato alla nostra proposta di partecipare sia come auditori sia proprio come promotori in sé del festival, quindi organizzeranno anche all'interno dei complessi scolastici alcuni eventi o comunque alcuni laboratori auto-organizzati. Ci tenevo a ribadire che ad oggi appunto non ci sono solo una ventina di associazioni che stanno organizzando questo evento, ma anche singoli che per passione, per passione al tema, comunque per riscontro positivo con l'obiettivo che avevamo proposto, hanno deciso di partecipare e dare il loro contributo. Buonasera a tutti, sono Paolo Bacco, mi sono occupato per il gruppo comunicazione della parte tecnica del sito internet, giusto per darvi due accenni appunto alle attività del gruppo comunicazione. Abbiamo pensato di organizzare la comunicazione verso la città in alcuni momenti distinti. Un primo momento è adesso, prima delle vacanze estive, per dare appunto l'informazione sul calendario e una panoramica su quelle che sono le attività programmate per il festival, che appunto inizia il 1 settembre e si chiude il 4 ottobre. Questa prima fase è iniziata settimana scorsa con una presentazione a Radio Orizzonti, prosegue questa sera con una conferenza stampa e si chiuderà nei prossimi giorni con la fissione dei manifesti a Saronno, che appunto presenteranno il logo del festival e le informazioni principali. Un secondo momento di comunicazione avverrà ovviamente nella fase che precede i singoli eventi. Cercheremo di fornire le informazioni dettagliate sulla logistica, sugli orari e sui dettagli degli eventi, utilizzando tutti i partner che anche questa sera sono presenti, quindi la radio, il Saronno e anche le pagine social di tutte le associazioni che partecipano e anche del comune. Il terzo momento di comunicazione è proprio il sito internet. Questo sito è online, all'indirizzo terramaterfestival.it, ed è stato pensato come uno strumento da dare alle persone per orientarsi attraverso tutti questi eventi che sono in programma e queste attività. Le modalità di consultazione sono essenzialmente due, o tramite un calendario che si trova sulla pagina principale, dove è possibile consultare per ciascuna data gli eventi che sono previsti e la scheda di ciascun evento con tutti i dettagli ove presenti anche gli ospiti che sono stati invitati, oppure abbiamo provato a classificare, a mettere sotto delle categorie omogenee queste attività in modo tale sempre da facilitare la ricerca di quelle che sono le iniziative che possono essere più di interesse. Questo per quanto mi riguarda è tutto, passo la parola al prossimo. Che sarebbe Paolo Sala. Dunque, io sono Paolo Sala, sono in questo gruppo in qualità di rappresentante dei soci attivi di Banca Etica nella provincia di Varese. In particolare mi sono occupato del gruppo organizzativo delle conferenze. Anche qui ci saranno 5 conferenze decisamente interessanti. La prima sarà il 16 settembre e praticamente leggo qualche appunto perché
Il tema è molto, molto vasto e non voglio confondermi. Allora, la prima del 16 settembre riguarda le georisorse, quindi riguarda i materiali, i minerali utilizzati, che soprattutto dalle nuove tecnologie che diventano sempre più scarsi e costosi, diciamo. E conseguentemente dell'economia circolare, perché in fondo se ne parla da pochi anni di economia circolare, fino a praticamente al primo decennio di quest'anno, quasi non di quest'anno, di questo secolo, non se ne parlava, e praticamente tutti i materiali una volta utilizzati venivano considerati rifiuti. Invece è sempre più importante reimmetterli nel ciclo produttivo. Poi successivamente avremo un incontro sul consumo critico e l'agricoltura, quindi praticamente per valutare l'impatto diretto e il modo in cui consumiamo e l'impatto appunto che ha sull'ambiente. Ci parlerà appunto anche di gruppi di acquisto solidali e quindi in che modo possono aiutare a vivere meglio e interpretare in una veste sempre più ecocompatibile il nostro rapporto con il consumo in generale. La terza conferenza riguarda uno dei temi più urgenti ed attualità, si parlerà di transizione energetica. Sono ben noti i problemi, soprattutto li abbiamo visti concretamente, li stiamo vedendo negli ultimi tempi, stiamo constatando come la nostra civiltà, se vogliamo, si regge in gran parte sull'energia. E questa non, anche qui non è infinita e va riconsiderata in un modo chiaramente sostenibile, in quanto appunto deve arrivare maggiormente dalle fonti rinnovabili. E comunque sappiamo tutti che è un tema controverso, anche perché appunto c'è chi comunque è critico anche su nuove tecnologie, eccetera, quindi capire esattamente qual è la direzione in cui andare senza andare subito a parteggiare per un modo di approcciarsi al consumo energetico piuttosto che l'altro, ma è sempre meglio fare un'analisi più completa possibile, ascoltando varie voci. La quarta conferenza sarà dedicata soprattutto al mondo produttivo, quindi saranno invitati industriali, artigiani, commercianti, e praticamente si parlerà in particolare delle società benefit, cioè le società che hanno anche nel loro statuto prevedono un impatto positivo dal punto di vista socioambientale, e quindi si parlerà dei cosiddetti valori ESG, quindi i valori appunto che riguardano il sociale e l'ambiente, e come tutte le attività economiche possono diventare protagoniste nel promuovere questi valori, anche ricavandone un vantaggio proprio, non solo reputazionale, ma anche proprio per entrare a far parte di una filiera virtuosa che va a beneficio comunque di tutto il mondo produttivo. E l'ultimo incontro invece sarà il tema centrale del festival, ovvero la transizione ecologica. Sarà ospite Luca Mercalli e si concentrerà su cosa possiamo e dobbiamo fare noi cittadini, e altresì quello che devono fare politica e istituzioni in questo senso. Appunto, come diceva Franco prima, stiamo in questi giorni toccando con mano i disastri che può provocare un
certo utilizzo dell'ambiente che sta provocando cambiamenti climatici devastanti, e quindi appunto anche qui cercare di fare un'analisi più obiettiva possibile del problema. Sarà soprattutto dedicato ai ragazzi questo incontro, e quindi sono invitate diverse scuole. Buonasera a tutti, io sono Colombo Federico, insieme a Maurizio, a Pieraldo, che oggi non c'è, mi sono occupato dell'aspetto relativo al cinema. Abbiamo deciso di insomma, arricchire questo evento con una serie di proiezioni cinematografiche. Questo perché il cinema, con il suo linguaggio, essendo votato all'immagine, insomma, ci è sembrato particolarmente adatto per mostrare innanzitutto agli occhi degli spettatori delle realtà che magari possono sembrare particolarmente distanti, ma che in un mondo globalizzato e fortemente interconnesso come il nostro hanno delle ricadute anche sulle nostre vite incredibilmente concrete, incredibilmente pragmatiche. E in secondo luogo perché, grazie proprio al suo specifico linguaggio, grazie alla sua forza narrativa, grazie alla sua forza emotiva, può essere un'alternativa, o più che un'alternativa, un complemento, diciamo, alla divulgazione tradizionale per trattare determinati temi. Sono 5 proiezioni, in realtà, come tra poco vedremo, 4 più una, e si svolgeranno, percorreranno tutti i mercoledì del mese di settembre, quindi una serie di appuntamenti trasversali a tutto l'evento. Vi faccio qualche piccola anticipazione riguardo i film. Mercoledì 7 settembre verrà proiettato Lunana, in cui un insegnante si troverà, diciamo, a dover emigrare verso per questioni lavorative verso un paese sperduto e a confrontarsi con uno stile di vita parecchio distante rispetto a quello a cui era abituato. Mercoledì 14 invece proietteremo 2040, Salviamo il pianeta, in cui un genitore, un neogenitore, riflette sul mondo che sta per consegnare a sua figlia e sulle possibilità concrete che abbiamo come generazione per provare a raddrizzare le cose. Mercoledì 21 sarà invece proiettato Threshed, in cui l'attore britannico Jeremy Irons indaga, insomma, gli effetti dannosissimi del mancato smaltimento della plastica su tutto il pianeta e sul rischio che il nostro pianeta corre insomma, rischiando di diventare a tutti gli effetti una discarica a cielo aperto. E mercoledì 28 invece vedremo Una vita sul nostro pianeta, in cui Attenborough ci mostra quali sono le bellezze del pianeta Terra e quali sono le cose che rischiamo se non ci diamo una sbrigata, che rischiamo di perdere. In più, appunto, vi dicevo, più un film, perché abbiamo anche un appuntamento dedicato ai bambini, sabato 11 settembre, in cui verrà proiettato Lorax, un film in cui all'interno di una cittadina completamente sintetica un ragazzo si mette alla ricerca di un albero vero, un albero vero e vivo. E la scelta, diciamo, che ci ha guidato il criterio che ci ha guidato nella scelta di queste proiezioni, nella scelta dei film, è stato il fatto che volevamo dare un'impressione di descrivere il tema della sostenibilità a tutto tondo. Quindi poteva sembrare facile, di solito quando si opta per questo tipo di rassegne si parla un po' attraverso il lessico della denuncia. Ecco, noi abbiamo preferito lasciare, sì, un film, soprattutto Threshed, il compito di denunciare, mostrando agli spettatori, no, quelli che sono i rischi che corriamo, ma parlando anche di quali sono le prospettive concrete che potremmo adottare per cominciare un cammino che ogni giorno che passa si fa sempre più in ritardo per rimettere a posto le cose. Io sono Laura Piuri e ho fatto parte del gruppo Musica e Teatro. Abbiamo pensato di affiancare a iniziative sicuramente più serie e più impegnative anche un aspetto un po' più ludico, diciamo, e onorare la Madre Terra anche attraverso la musica e il teatro. E 5 saranno le proposte che coinvolgeranno un po' varie fasce d'età.
Inizieremo il pomeriggio del 4 di settembre presso l'oratorio di Via Legnani con uno spettacolo di Burattini. È nato dall'amore e dalla passione per il teatro di Andrea Silvio Anziani, che ha fondato Fiaba e Animazione e Spettacolo, e lui e il suo team sanno sempre regalare delle performance che con allegria ci regalano però anche momenti di intensa riflessione. Il 10 di settembre, dalle ore 9, sarà la volta dell'Associazione Clandestino, è un'associazione di aiuto che si occupa tutto tondo del disagio mentale e che ci propone una passeggiata con karaoke. È stato previsto un percorso partendo dal Parco Salvo d'Acquisto, attraverso tutta appunto una serie di vie, si raggiungerà Piazza Schuster. Ad ogni tappa l'invito è quello di cantare tutti insieme, approfittando anche del senso di benessere che anche piccolissimi spazi verdi della città possono darci e soprattutto gustare il fatto di viverlo insieme. Quindi l'appuntamento per questo evento sarà alle ore 9 presso la Piazza Rossa del Mercato. Il 17 di settembre ci sarà invece un'iniziativa nella sede di Villa Gianetti a partire dalle ore 17. Sarà un evento variegato. Avremo un concerto fotografico durante il quale verranno proposti da Claudio Borroni e da altri brani di autori italiani e stranieri che così di vario genere musicale, quindi dal pop al jazz alla classica, e anche con il supporto proprio anche di strumenti diversi, dal flauto all'arpa celtica al pianoforte. E evocative saranno sicuramente le immagini fotografiche che scorreranno e che ci permetteranno di vivere sensorialmente il pezzo musicale che di volta in volta verrà proposto. Il concerto sarà anche preceduto da un breve tour guidato alle piante secolari che ci sono in Villa Gianetti. E poi per tutta la sera potremo anche ammirare una mostra di quadri che la moglie del pittore Andrea Sgarzi ci ha fornito, e attraverso appunto la visione di queste opere l'artista ci invita a condividere momenti ed emozioni di ricordi cari e rassicuranti. Il 24 di settembre si terrà invece una lettura pubblica aumentata con Gianfelice D'Accolti, dal titolo Moby Dick, verso le terre estreme, atto primo, salpiamo. Sarà una lettura del copione sonorizzata dal vivo e animata da suggestive creature sottomarine create con vario materiale di recupero. Questo spettacolo in realtà sarà una prima condivisione con la cittadinanza di un lavoro molto più complesso, di movimento, costruzione, musica, ideato da UFO, che è lo spazio per i giovani ragazzi di Saronno. 40 ragazzi delle scuole superiori sono stati infatti chiamati a lavorare per un anno e mezzo intorno a domande estreme poste dal romanzo di Melville, al fine di realizzare poi appunto uno spettacolo di teatro, di figura, che andrà in scena poi nell'estate del 23. Questa sarà dunque la prima tappa di un percorso di approfondimento e di riflessione sulla vita sottomarina, intesa come luogo sorprendente da salvaguardare ed esplorare, ma anche, e forse anche più importante, come simbolo di un vissuto sommerso dai ragazzi. L'appuntamento è previsto per sabato 24 settembre alle 21:30, presso il tunnel pedonale della Piazza Mercato, e direi che è un luogo suggestivo ed evocativo come fosse proprio il ventre di una balena. Chiuderemo le nostre proposte il 1 di ottobre con il concerto del Coro Alpe presso la Chiesa di San Francesco. Grazie. Buonasera, sono Silvia Carrozza e sono membro eletto dell'attuale Consiglio Pastorale della Comunità Crocifisso Risorto. E vorrei illustrarvi brevemente gli incontri religiosi con i quali inizierà il festival e che poi si svilupperanno durante l'intera durata della manifestazione. Si parte con gli eventi religiosi perché appunto il modello di ispirazione, come è stato già detto, è l'enciclica Laudato Si.
e quindi ci sembra giusto sostenere con la preghiera il cambiamento che vogliamo favorire. Giovedì 1 settembre si celebrerà la 17ª giornata del Creato. La comunità Laudato Si di Bovisio Masciago, con la quale la Commissione Nuovi Stili di Vita di Saronno è in contatto, organizzerà come ogni anno una giornata di contemplazione presso l'eremo di San Salvatore di Erba. Il tema di quest'anno sarà incentrato sugli alberi nella Bibbia e si farà un'escursione nella vicina Valle di Caino accompagnati da alcuni brani tratti dall'enciclica. Venerdì 2 settembre, presso il Centro Islamico di Saronno, si celebrerà la giornata per la custodia del creato. Il sermone dell'imam sarà incentrato sul tema del rispetto e della cura della terra. In serata, gli scout, i giovani dell'oratorio e del centro islamico prepareranno la preghiera ecumenica. A partire dalle 21 fino all'una di notte, ogni ora ci sarà una lettura tratta dalla Bibbia o dal Corano. Sabato 3 settembre, presso il teatro della parrocchia Regina Pacis di Saronno, Don Claudio Galimberti ha invitato Monsignor Francesco Brugnaro, ex osservatore della Santa Sede all'ONU e ora vescovo emerito di Camerino e San Severino nelle Marche, che ci parlerà dell'enciclica Laudato Si. Domenica 4 settembre, in ogni chiesa, la messa delle famiglie sarà incentrata sul discorso della cura e della custodia del creato. A conclusione delle celebrazioni, in ogni parrocchia verrà piantumato un albero. Seguirà presso l'oratorio in via Legnani il pranzo condiviso e un pomeriggio di laboratori a tema a cura delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. Giovedì 20 settembre, presso la parrocchia San Giovanni Battista in Saronno, verrà proposto un incontro con Don Paolo Agliata, sacerdote della diocesi di Milano. Don Paolo è laureato in lettere classiche e con immagini tratte dal libro L'uomo che piantava gli alberi di Giano ci accompagnerà in una riflessione su Dio, il prossimo e la terra. Grazie. Buonasera, io dovrei parlare di... Sembra abbiamo finito con Paola Agliata, io sono Giulia Agliata. E faccio parte di Ambiente Saronno, il circolo di Legambiente di Saronno, e dovrei parlare degli eventi. Gli eventi sono moltissimi, per cui inviterei a fare riferimento al sito, partendo in maniera cronologica. I primi eventi sono il 4 e il 18 settembre presso gli oratori e il 18 presso il centro islamico. Ci saranno dei laboratori su riciclo e riuso e su attività concrete di economia circolare. Il 9 abbiamo l'inizio della mostra, un attimo che qui devo fare anch'io, della mostra rappresentazione dell'enciclica Laudato Si presso l'Istituto Padre Monti. Presso l'Istituto, che è molto importante nella città, una realtà importante nella nostra città, ci sarà anche il 17 la presentazione del Cammino Montiano. Il Cammino Montiano sono 15 km da Saronno a Bovisio Masciago, che è luogo della nascita, Bovisio Masciago è il nuovo luogo della nascita del Beato Luigi Monti, e Saronno il luogo della morte, in occasione del bicentenario della sua nascita. Questo cammino comprende due province, due parchi, cinque comuni, ed è di interesse non solo spirituale ma anche storico e naturalistico. Questa presentazione poi verrà seguita il 18 da una biciclettata a cura di FIAB e poi il 22, in occasione dell'inizio della festa del Beato Luigi Monti, ci sarà anche l'apertura della mostra Libera Terra,
una, dove saranno presenti anche libri sui cammini e sulla terra. Per il 10 settembre inizieranno degli eventi di carattere ambientale. Ci sarà una proposta di gita, un attimo che guardo adesso, non voglio, un'escursione geologico-naturalistica in Val Ganna, da Induno Lona fino a Cunardo, accompagnati da Donatella Reggioni, una guida ambientale. Questa è un'escursione a cura dell'associazione Isola che non c'è. Nel pomeriggio, la mattina abbiamo la passeggiata dell'associazione di cui è già stato detto. Nel pomeriggio invece viene lanciata l'iniziativa l'evento Puliamo il Mondo. Puliamo il Mondo a cura di Ambiente Saronno, del Circolo Legambiente, e si rifà a una iniziativa a livello mondiale che ormai dagli anni 70 che viene proposta, e Legambiente la propone ogni anno in Italia. È il voler riprendere cura del proprio territorio, passando alla scoperta, anche in questo caso a Saronno viene proposto alla scoperta delle aree verdi di Saronno, e una occasione per rendersi utile pulendo, semplicemente pulendo, attraverso la pulizia si impara a rispettare. E per quanto riguarda ancora in ambito ambientale, abbiamo verso la fine del nostro mese, il primo di ottobre, ci sarà il primo corso regionale di agricoltura sociale presso l'Orto Giardino Urbano a cura di Semplice Terra e va bene solo Semplice Terra, no, e AIAB, mi dicono. Per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo l'escursione laboratorio a cura del Parco Lura alla scoperta degli alberi nel territorio sarunnese, e questo sarà il 17 settembre. Non mancano gli eventi sportivi, abbiamo già citato la biciclettata, ma abbiamo anche all'interno di questo mese la Strasaronno, giusto? Il 25 settembre, che si è inserita all'interno di questo mese. Ci sarà anche l'ultima cosa è un altro laboratorio, o perlomeno un'attività, Impariamo ad andare in bicicletta, che sarà il domenica 11 settembre. Per tutto il resto facciamo riferimento tutti al sito, perché le cose sono tante veramente. Grazie. Buonasera, sono Franco Casale, assessore all'ambiente, mobilità, politica energetica e partecipazione del Comune di Saronno. Illustrerò brevemente la Saronno Bike Week, che si svolgerà dall'11 al 18 settembre, che l'amministrazione comunale ha organizzato già lo scorso anno e che volentieri inserisce nel ciclo di eventi di questo mese. Domenica 11 settembre ci sarà il Legnano Day, che prevede una pedalata con biciclette d'epoca in costume da Legnano a Saronno e l'esposizione di una bicicletta iconica di un grande campione del passato che ha fatto una delle imprese più famose di tutti i tempi. Martedì 13 al Cinema Silvio Pellico un film su un campione del recente passato, non anticipo chi è così lascio un po' di suspense. Giovedì 15 settembre al Parco Salvo d'Acquisto di via Carlo Porta
dalle 14 alle 17 impariamo l'educazione stradale con il Vigile Ciro, che si svolge ormai da anni, che utilizza questa struttura attrezzata del parco, dove ci sono segnali di stop, dare la precedenza e così via, perché i bambini imparino ad andare in bicicletta rispettando le regole del codice della strada e quindi della sicurezza. Sempre lo stesso giorno, all'auditorium della scuola Aldo Moro alle 21, un confronto mobilità sostenibile e sviluppo del territorio, che intende non dimostrare, ma comunque con un confronto con dati e statistiche, far vedere che la mobilità sostenibile, l'andare a piedi, andare in bicicletta, oltre a essere una ricchezza dal punto di vista ambientale, consente di sviluppare il marketing del territorio e nel caso specifico il commercio, perché chi gira a piedi in bicicletta è attento alle offerte commerciali, chi passa in macchina non necessariamente lo è. L'amministrazione comunale presenterà due progetti di piste ciclabili che saranno realizzate tra il 2022 e il 2023. Il venerdì 16 settembre si svolge a livello mondiale, avremo il Parking Day, cioè l'occupazione di alcuni stalli di parcheggio delle auto con opere, ambientazioni, per dimostrare che i cittadini si possono impossessare di questi spazi offrendo delle alternative al semplice parcheggio. Domenica 18 settembre, in Piazza Libertà, è già stata citata la pedalata organizzata dalla Federazione Italiana Ambiente in Bicicletta, Cammino Montiano, Saronno, Bovisio, Masciago. Domenica ci sarà la Domenica senza auto e per finire, in Villa Gianetti, è ancora in corso di organizzazione, ci sarà Storia di Sport a cura dell'Associazione Elianto e dell'amministrazione comunale, in cui faremo intervenire degli sportivi, soprattutto ex ciclisti, professionisti, campioni, che parleranno non solo dello sport in termini agonistici, ma proporranno, come stanno facendo alcuni campioni del passato recente, l'utilizzo della bicicletta in ambito cicloturistico per fare sport e per promuovere il territorio e vedere le bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali del territorio. Questo, concludo, si inserisce nella settimana europea della mobilità sostenibile che viene promossa tutti gli anni dalle associazioni che si occupano di mobilità sostenibile. Grazie. Beh, che dire, dopo una presentazione così ricca e così interessante, che sono un sindaco felice, perché vedere la società civile di Saronno, le comunità religiose di Saronno, che con tanto interesse, con tanta creatività e con tanta propositività presentano alla città un festival su una tematica così fondamentale per un'amministrazione come la nostra, ecco, non posso che essere un sindaco felice. Come dire, la società civile ci precede, l'amministrazione prende atto di questa sensibilità della comunità civile, delle comunità religiose, della comunità pastorale, ma anche del centro culturale islamico, e questo è sicuramente molto bello, come anche dei non credenti, e si sente parte di questa città. Vuol dire che il programma elettorale che abbiamo presentato è un programma che una parte significativa dei cittadini condividono. Io non sono qui per mettere il cappello su questa manifestazione, su questo festival, sia chiaro. Io sono qui per dire che l'amministrazione comunale Airoldi partecipa molto volentieri a questo festival, come l'assessore Casali ha appena illustrato. Però è bello sentirsi in sintonia con una parte molto significativa della città. Tra l'altro, voglio dire, quasi senza volerlo fare apposta, capita questo festival in un momento cruciale. Insomma, gli avvenimenti che stiamo vivendo, sia qui a Saronno con la crisi idrica,
sia con quanto è successo in Marmolada a pochi chilometri da qui un paio di giorni fa, beh, ci dice che il tema non solo è importante ma è urgente. Mi verrebbe da utilizzare un esempio, no? Se non siamo capaci di rinunciare a un posto auto sotto casa per fare posto a un albero, stiamo preparando una tremenda società per i nostri figli. Questi interventi dei quali parliamo, dei quali si parlerà nel mese di settembre con questa prima edizione del festival, perché sicuramente ne seguiranno altre e saranno migliori di questa, e già questa avrà sicuramente un grande seguito a Saronno e non solo, credo che avremo anche ovviamente coperture mediatiche significative ben al di là della nostra città, attireranno attenzione sulla città di Saronno su questi temi, e questo mi fa davvero molto piacere. Quindi insomma, questa sera sono davvero un sindaco felice e ringrazio chi ha avuto l'idea di organizzare questo festival, tutti coloro che questa sera ce lo hanno presentato e ci stanno lavorando da mesi e con noi lavoreranno nei prossimi mesi. Quindi non solo daremo il patrocinio a questo festival, ci mancherebbe altro, ma come diceva Franco, intendiamo diventare una componente attiva del festival stesso per segnare che l'amministrazione della nostra città condivide pienamente i temi che il festival vuole portare avanti e vuole sottoporre all'attenzione dei nostri cittadini. Grazie. A chi lo do? Non so se c'è uno spazio per le domande, se avete qualche curiosità. Ovviamente se ci sono delle domande adesso tutti noi siamo qua per rispondere a queste cose. Io l'unica cosa che posso dire è che intanto ringrazio tutte le persone che sono venute qui e diciamo porgo i saluti di tutti quelli che non sono riusciti a venire, che mi hanno mandato messaggi adesso dicendo non ce la faccio, la facciamo. Insomma, anche il CAI che ha ricordato che farà la camminata al cospetto dei ghiacciai a Macugnaga e al Monte Rosa. Quindi io lascerei la parola se c'è qualche domanda da parte della stampa o di qualcun altro, altrimenti ovviamente ringraziamo tutti, insomma. Nessuna domanda? Perché è un programma così lungo e grande che uno si imbarisce. Sì, si perde, insomma. Credo, non so, qualcuno mi corregga se sbaglio, ma credo che un evento così grande per una città, tutto sommato così piccola in Italia, sia abbastanza unico. Non mi risulta che ci siano altri, quindi l'orgoglio di essere qui e speriamo che tutto vada bene. Ovviamente l'aspettativa è che non è che finiamo il mese e poi non facciamo più niente, cioè l'aspettativa è che da partire da questo mese poi ci impegneremo tutti quanti per, insomma, a me piacerebbe che questa diventasse una città carbon free abbastanza rapidamente, insomma, poi vediamo se si riuscirà a farlo o no. Chiudiamo? Io direi che a questo punto chiudiamo. Grazie a tutti, grazie al teatro che ci ha ospitati e patrocina l'iniziativa, quindi grazie a tutti e buona serata.